Buongiorno dal Centro Sportivo Bolognini di Castel Bolognese per la prima giornata del campionato di promozione, Girone C. In campo Solarolo contro Fossolo 76. È iniziata la partita tra Solarolo e Fossolo 76. Possesso palla del Solarolo. Calcio d'angolo alla battuta numero 8. Suo sinistro, il colpo di testa tentato dal Solarolo. Il tiro, la deviazione. Aggressivo il Solarolo. E sotto gli incitamenti degli ultras del Fossolo, Cordoni si appresta al rinvio, il rilancio di Cordoni. L'acqua, la palla è in possesso del Solarolo, l'avanzata di Rimini. Rimini, ed è fallo, calcio di rigore ai danni del Fossolo, il fallo commesso da Elmi. La battuta Solarolo sinistro, tira la parata di Cordoni! Cordoni c'è! Parata miracolosa del portiere del Fossolo che mantiene il risultato sullo 0-0. Cordoni! Martini, Galeotti, Righi, contatto con la mano, punizione in zona insidiosa a favore del Fossolo. Punizione sul pallone. Galeotti il tiro, la parata! Bellissima parata di Tassinari che sventa un tiro insidioso di Galeotti. Calcio d'angolo. Del Fossolo, Martini sul sinistro. Palla verso Bevilacqua, è uno schema, il tiro, ma interviene la difesa del Solarolo. Recupera la palla Solarolo, la ripartenza in contropiede. C'è un giocatore libero. Non lo vede Rimini. Si salva il Fossolo, c'era il numero 9, Sona, libero nella fascia sinistra, non è stato visto. Riparte Solarolo. Anticipo, Martini. Tutto regolare, intervento sul pallone, il giocatore Solarolo, Errani. Scambio, il tiro e la parata di Cordoni. Cordoni agguanta in due tempi. Galeotti, il suo sinistro, la palla in mezzo, Calamosca, anticipo, Santagnello, il tiro e il palo colpito da Santagnello, occasionissima per il Fossolo. Palla in mezzo, il tiro di Bevilacqua, alto, il colpo, numero 10, avanza. 1-2, fa infiammati, interrompe l'azione che poteva essere pericolosa per il Fossolo, la ripartenza con Santagnello, la spinta e il fallo subito da Santagnello, anzi no, fuori gioco, retropassaggio a Franceschini. Diego, Franceschini, Errani, a campo Errani, avanza. Avanzata del numero 11, il tiro e la rete, il gol del Solarolo con Piancastelli, avanzato indisturbato, il suo sinistro si è infilato alla sinistra del portiere Cordoni e porta in vantaggio il Solarolo al 44esimo minuto del primo tempo, il gol del numero 11 Piancastelli. È iniziato il secondo tempo tra Solarolo e Fossolo 76 sul punteggio di 1-0 per la squadra di casa sul campo neutro di Castel Bolognese. Galeotti affrontata da Franceschini, mantiene possesso della palla, si libera sulla destra con aiuto di Pierdomenico, Pierdomenico avanza, Pierdomenico sinistra in direzione di Calamosca, palla filtrante, Galeotti, il cross e l'anticipo del difensore Solarolo, ancora Galeotti.
Pallon bella in direzione di Pier Domenico. Fallo a favore del Suarolo. Reclamano l'azione fallosa il giocatore del Fossolo, ma l'arbitro assegna la punizione. Vantaggio della squadra di casa. Bevilacqua, la spizzata, Galeotti, lo scambio con Calamosca. Ancora Galeotti, Calamosca, interviene lui sul sinistro, un po' velleitario. Femmina a lato della porta difesa dal portiere Tassinari. Franceschini, cambia lato, direzione di Errani. Errani nella zona centrale del campo, avanza il numero 8. Si libera di Azzeni, ancora Errani. Cambia lato in direzione di Ventrelli, il traversone e la palla in rete, il gol, il 2-0 del Suarolo. La rete. Il gol del numero 9, Sona. È venuto a cercare soddisfazione di fronte ai tifosi avversari ed è stato ammonito. Elli. Azzeni sulla destra. Lo scambio. Ancora Azzeni, la palla in mezzo. Galeotti. Il traversone, Sant'Agnello, l'uscita del portiere Martini. Tiro di Bevilacqua, il Fossolo lo spinge. Invio, recupero del numero 17. Avanza, entra in aria, traversone, Pier Domenico, il tiro della rete di Lanzoni. Il 3-0 del Suarolo. Squadra del Fossolo non è entrata in campo nel secondo tempo e il Suarolo si porta sul 3-0. Galeotti, un scambio con Martini verso Calamosca, la spizzata, nuovo è entrato Piazza, palla verso Sant'Agnello, il tiro alto, esce di poco il tiro del numero 11 del Fossolo. 9. Tiro del Suarolo, la parata di Cordoni al 26esimo del secondo tempo, altra occasione per il Suarolo. Galeotti temporeggia, ancora Galeotti, lo scambio verso Azzeni, traversone di Azzeni, la ribattuta Calamosca, attenta alla mezza rovesciata, colpita parzialmente, in tuffo il portiere Tassinare, guanta il pallone. Piancastelli cerca di far proseguire il 18. De Fiore, entra in area De Fiore. Il tiro esce di poco. Battuta dentro l'area, l'uscita del portiere, c'è l'anticipato dal numero 14, Galeotti. La rovesciata di Galeotti. Termina lato. Si è fatto male Galeotti, crampi per il numero 10. Avanza ancora Suarolo, il tiro e la parata di Cordoni, deviazione in calcio d'angolo. Pier Domenico avanza, entra in area, messa la palla in mezzo, Piazza, il tiro, la parata e la rete, il gol di Sant'Agnello sulla ribattuta del portiere. Accorcia le distanze portando il risultato su 3-1 al 41esimo del secondo tempo, il gol di Sant'Agnello. Pier Domenico, Copello, lo scambio con Pier Domenico, entra in area traversone, l'uscita di Tassinari che agguanta palla in volo. Piancastelli si libera di Bevilacqua, avanza il numero 11, il tiro, la ribattuta di Borgonovi, sempre presente, la diga difensiva dei giocatori maglia blu. Avanza Suarolo, 2 contro 2,
Numero 18, ma Borgonovi è sempre presente. Riesce a fermare anche questa azione, nonostante sia stanchissimo. Cucci su destro tagliato, il colpo di testa e la rete, il 4-1 del Solarolo. Il tempo ormai scaduto, chiude definitivamente la partita. Numero 14, Ravaglia. E finisce la partita sul punteggio di 4-1 per il Solarolo.